La casa è vuota. Thomas non è tornato. Non so perché, ma inizio a sentirmi tesa, nervosa. Esco dalla cucina e, una volta arrivata all'ingresso, mi blocco di colpo. Thomas è davanti a me, barcollante. Che cazzo ci fai qui? Thomas, hai bevuto? Che ti importa? Non sono affari tuoi. Mi passo davanti ed entro in cucina. E questo cosa è? Domanda, scontroso, indicando la torta e i bicchieri sul tavolo. Ti stavo aspettando per brindare con te. Beh, direi che è proprio il caso di festeggiare, giusto? Risponde in tono minaccioso. Non capisco perché tu sia così arrabbiato. Perché sei ubriaco? Cosa ti è successo? Cosa mi succede? Urla improvvisamente. Prende uno dei due bicchieri e lo scaraventa sulla parete della cucina, mandandolo in frantumi. Thomas, perché fai così? È colpa tua, Lisa! Sei stata tu, cazzo! Urla prima di rompere anche l'altro bicchiere. Il rumore dei frammenti di vetro che si spargono per tutta la cucina mi rimbomba nelle orecchie. Che cosa stai dicendo? Io non ho fatto niente! Tu piuttosto te ne sei... Sta zitta! Dopo quello che hai fatto, hai anche il coraggio di negarlo. Hai fatto un gran casino. Non capisco a cosa ti riferisci. Mi riferisco al bacio tra te e Mattia. A quelle parole il cuore mi balza in gola. Come lo sai? Domando impaurita. Lo so e basta. Aspetta, posso spiegarti? Dico avvicinandomi a lui. Non ti avvicinare, cazzo! Per un attimo mi si annebbia la vista. Gli occhi di Thomas si posano su di me e mi osservano come se stesse guardando una perfetta sconosciuta. Thomas, ti prego, lascia che ti spieghi! Lo imploro, tra le lacrime che hanno iniziato a scendere sul mio viso. Cosa c'è da spiegare? Le tue labbra hanno toccato le sue, cazzo! Il solo pensiero mi fa vomitare. Mi fidavo di te. Come hai potuto farlo? Thomas, ti prego, ascoltami. Non è come pensi tu. Non potrei mai farti del male di proposito. E perché dovrei crederti? Perché io ti amo. Thomas sembra sbigottito. Le mie parole l'hanno colto di sorpresa, tanto quanto me. Tu cosa? Tu mi ami? Sì, Thomas, ti amo. E credi che sia così stupido da crederci? Vattene. Non vuoi che me ne vada davvero? Con cautela faccio un passo verso di lui, allungando una mano. Ferma, non avvicinarti. Thomas! Ho detto che devi andartene. Non lo pensi veramente? Sì che lo penso. Ma io voglio solo te! Cazzate! Urla dando un pugno contro il muro. Vattene, Lisa, non sto scherzando. Ordina minaccioso. Si alza, esce dalla cucina e si chiude in camera sua, lasciandomi lì sola. Un grande senso di vuoto e il cuore ridotto in mille pezzi.